Traffico e spaccio di sostanze stupefacenti a Salerno. La squadra mobile arresta 19 persone. Opifici clandestini nell'area vesuviana. 7 sequestri denunciati cittadini cinesi responsabili delle attività. Servizio sosta Scafati, servizio affidato all'Acse in attesa della gara. Trasporti pubblici in Campania. Dal 1 gennaio agevolazioni e sconti per 78.000 utenti. Questi titoli adesso la pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. Anola, villaminieri.it. Benvenuti nella nostra informazione. La squadra mobile della Questura di Salerno ha disarticolato un sodalizio criminale dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti a Salerno e nei comuni limitrofi. Sono finite in manette 19 persone. Contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti a Salerno e nei comuni limitrofi. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito 19 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti parte integrante di un sodalizio criminale. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Numerose le perquisizioni eseguite in mattinata dagli agenti nei confronti di altri indagati non raggiunti dalla misura cautelare. L'attività investigativa è iniziata nel mese di maggio del 2013. Gli investigatori avrebbero appurato la volontà del gruppo criminale di assumere un ruolo di leadership nella gestione dello stupefacente in città, dopo che i poliziotti avevano individuato ed interrotto le attività illecite di un gruppo egemone. Un livello di attenzione massimo nel valutare le dinamiche interne ai gruppi delinquenziali, con il conseguente smantellamento delle consorterie che acquisivano l'egemonia del traffico di stupefacenti. Intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a pedinamenti e appostamenti, portarono all'arresto in flagranza di uno dei leader del gruppo, sorpreso con 3 kg di hashish ed oltre 50 g di cocaina. Uno degli indagati invece fu bloccato dopo essersi rifornito di 500 g di hashish destinato allo spaccio nei comuni della costiera amalfitana. Un'associazione per delinquere che commercializzava mozzarella DOP contraffatta e rischiosa per la salute umana è stata scoperta dal Corpo Forestale dello Stato in provincia di Caserta. Arrestati i titolari di un'azienda di allevamenti bufalini e di produzione di mozzarella e 2 veterinari. Sono accusati tra l'altro di associazione per delinquere, commercio di sostanze pericolose per la salute pubblica e per l'alimentazione. 7 opifici clandestini sono stati sequestrati dai carabinieri di Torre Annunziata nell'area vesuviana. Nei laboratori gestiti da cinesi gli operai vivevano in condizioni disumane. Denunciati i titolari, contestate sanzioni per 500.000 euro. Lavoro nero, inquinamento ambientale, condizioni disumane per gli operai che lavoravano, mangiavano e dormivano negli stessi locali, in condizioni igienico-sanitarie pessime. I carabinieri di Torre Annunziata hanno scoperto e sequestrato in alcuni comuni del Vesuviano 7 opifici clandestini gestiti da cittadini cinesi. I militari dell'arma sono stati supportati dai colleghi del gruppo per la tutela del lavoro di Napoli. I controlli sono stati estesi ad una decina di attività produttive e commerciali, individuandone 7 opifici irregolari con i titolari ritenuti responsabili a vario titolo di violazione delle norme sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, irregolarità contrattuali nonché sullo smaltimento di scarti e lavorazioni tessili. Contestate in totale un centinaio di sanzioni penali per un importo complessivo che supera i 500.000 euro e circa 50 sanzioni amministrative per l'ammontare di 60.000 euro. Durante i controlli sequestrata anche una rivendita di occhiali irregolare nonché una pasticceria e un ristorante completamente abusivi. 26 computer e materiale didattico sono stati rubati nella notte nel liceo scientifico e classico Sbordone in via Vecchia San Rocco a Napoli. I ladri sono entrati dopo aver disattivato il sistema d'allarme ed aver forzato porte d'ingresso e lucchetti. Poi hanno forato una parete, trafugato i computer ed altro materiale. Poco prima delle 3 il sistema d'allarme ha inviato un avviso di effrazione all'istituto di vigilanza che ha avvertito la polizia.
Servizio sosta a Scafati. Con il contratto di gestione scaduto tra l'ACSE e l'AIPA di Milano, il servizio sosta sarà gestito in via provvisoria dall'azienda speciale in attesa della nuova procedura di gara. L'ente ha puntato ad assicurare la continuità del servizio. Sosta a pagamento in città. A Scafati il Comune evita l'interruzione del servizio dopo la scadenza del contratto tra l'ACSE e l'AIPA di Milano, la società che ha gestito il servizio di parcheggio fino al 26 novembre scorso. Iniziata una procedura negoziata da parte dell'ACSE, come previsto dal contratto di appalto, in base alla norma del codice che prevede la selezione di almeno 3 operatori economici idonei a presentare un'offerta. L'ACSE ha allargato la negoziazione a 6 operatori, limitandone il periodo a 6 mesi con un importo a base di gara di 40.000 euro che il gestore dovrà corrispondere alla società comunale. Dunque una vera e propria procedura di gara semplificata a termini di legge. L'avvio della procedura è avvenuto il 13 novembre scorso con la delibera di consiglio, mentre l'Assise ha provveduto ad affidare all'ACSE il servizio solo il 28 novembre. Un affidamento in house per evitare l'interruzione di un servizio pubblico di rilevanza economica. Nella procedura di gara l'ACSE ha previsto anche la clausola a non procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio, almeno per la fase precontrattuale. Un tempo necessario per la verifica dei requisiti di partecipazione della ditta concorrente e per definire le linee guida che l'ACSE dovrà seguire nella gestione del servizio. In conseguenza del superamento della soglia annuale di 35 sforamenti di valore giornaliero consentito di polveri sottili, il dispositivo per la limitazione del traffico veicolare a Napoli viene esteso a 4 giorni alla settimana invece degli attuali 3, lo si apprende da una nota del Comune. Pertanto, la nota spiega, sino al 31 dicembre il divieto di circolazione dei veicoli privati sarà in vigore nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Il nuovo sistema di trasporto integrato campano entrerà in vigore il 1 gennaio 2015, varate agevolazioni tariffarie destinate ad invalidi, udenti e cittadini con più di 65 anni e con reddito basso, agevolazioni variabili dal 65 all'80% del costo dell'abbonamento annuale. Vediamo. Trasporti in Campania, uno sguardo verso il futuro, verso l'entrata in vigore nel gennaio 2015 del nuovo sistema di trasporto integrato. Previste nuove agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti annuali, oltre a confermare tutte quelle in favore delle categorie protette per studenti e famiglie in condizioni economiche disagiate. Agevolazioni estese, oltre ai titoli integrati, anche ai biglietti aziendali introdotti dal nuovo TIC. In pratica gli utenti che utilizzavano i mezzi di una sola azienda risparmieranno il costo dell'integrazione per l'utilizzo di altri mezzi. Le agevolazioni sono state estese a tutti i mezzi di trasporto su gomma e su ferro ed è stata introdotta una nuova categoria di beneficiari con più di 65 anni e con reddito ISEE non superiore a 10.000 euro. La nuova misura interesserà almeno 5.000 cittadini campani. Novità che porteranno il numero dei cittadini agevolati da circa 62.000 ad oltre 78.000 rispetto al vecchio sistema. Per quanto riguarda le categorie protette, resta in vigore il costo del 55% del valore dell'abbonamento annuale fino ad un massimo di 50 euro. Con un reddito ISEE inferiore a 6.967 euro si pagherà solo il 20%, mentre con un reddito superiore la somma da pagare sarà del 30%. Per studenti, famiglie disagiate e per gli ultra 65enni, sul costo dell'abbonamento ordinario si avranno sconti variabili dal 65 all'80%. Gli appartenenti alle forze dell'ordine pagheranno il 30% del costo dell'abbonamento, ma avranno l'obbligo di dichiararsi al personale di bordo esibendo l'abbonamento, accordo siglato attraverso un protocollo che mira a rafforzare la sicurezza di lavoratori e passeggeri. E con questo è tutto, il telegiornale finisce qui, grazie a tutti voi per averci seguito, arrivederci. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro.
Parete moderna, vari colori a 649 euro e parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A ad euro 1890. Vetrina a 1590 euro. Tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro. Madia moderna a 299 euro. Divano letto Doris a 649 euro. Divano angolare a 1090 euro. Camera contemporanea a 3490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi. Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.